Nel frattempo è emerso Popovic, i due l'anno scorso non si sono scontrate perché l'australiano era in parziale riposo. Popovic imbattibile 2022, non è lo stesso atleta che stiamo vedendo in questi campionati, e si aggiunge anche la difficoltà del rumeno, già dimostrato in un paio di occasioni, a gareggiare quando si trova spalla a spalla con qualcuno, quando non riesce a volare via come ha fatto appunto nell'estate dell'anno passato. Finale mondiale dei 100 stile libero dall'alto al basso: Grousset, Popovic, Pan, Richards, Chalmers, Nemeth, Crooks, Alexi. Si sale sul blocchetto di partenza. Super reattivo in corsia numero 4 Matthew Richards, che stacca 0,59, e poi nella parte nuotata prova a cogliere tutti di sorpresa Maxime Grousset verso la virata di 50. Beh, anche Crooks parte all'arma bianca, e Alexi, che ha fatto un'ottima batteria, una pessima semifinale, e ci provano. La laterale non è una brutta corsia per nuotare 100. E allora si devono muovere al centro della vasca con Alexi, che è passato in 22,41, Popovic a 25 centesimi e Grousset a 19 centesimi di differenza con Maxime Grousset, che prova a continuare a spingere qua giù. Impressionante Jack Alexi, che continua ad essere al comando, tranne ora quando arrivano come frecce Richards e Chalmers al centro della vasca. Un arrivo tiratissimo con Kylie Chalmers, che va a conquistare il suo primo titolo di campione del mondo, medaglia da argento. Non ci avrebbe mai scommesso nessuno per Jack Alexi, medaglia di bronzo per Grousset, nell'oblio David Popovic e Matthew Richards. Arrivo contenuto per quello che riguarda i differenziali. Kylie Chalmers finalmente per lui sul tetto del mondo, 47,15. Beh, devo dire, ancora una grandissima prestazione, una capacità di lottare abbastanza unica, e l'impronta lasciata su questa gara, l'idea che si possa nuotare 10 volte e 10 volte lui possa portarla a casa in queste condizioni, decisamente il numero uno, a dispetto della fucilata iniziale di Alexi, bravissimo peraltro a scendere fino a un crono molto interessante. Avevamo detto di Alexi difficile immaginarlo protagonista, invece è stata la sorpresa assoluta, Sì, senza dubbio, per il piazzamento, un piazzamento baciato da un crono, da un crono davvero interessante. Molto bravo anche Grousset, devo dire, 47-42. Poi erano lì in tre con Pan e Richards nell'arco di veramente noccioline. Popovic fa